Giacomo, come mai siete qui oggi? Siamo qui oggi, è chiaro, l'episodio scatenante è la morte straziante di questo ragazzo Moussa Balde, ma la verità è che vogliamo assolutamente che questi centri di permanenza per il rimpatrio, CPR, che hanno cambiato nome varie volte negli ultimi anni, siano chiusi. È l'unica cosa da fare, è chiudere questi centri, perché sono dei buchi neri dei diritti e della dignità delle persone, in cui vengono tra l'altro rinchiuse delle persone che non hanno commesso alcun reato, hanno la sola colpa di essere sostanzialmente nate dalla parte sbagliata del Mar Mediterraneo. E questa ingiustizia è, come dire, è impersonata proprio da questo ragazzo della Guinea, che addirittura ci è finito perché vittima di un'aggressione da parte di tre vigliacchi a Ventimiglia che lo hanno accerchiato e pestato con dei tubi e a calci e pugni. E quindi questo rovesciamento totale della realtà, della giustizia, è lui che è finito in un centro di detenzione per il fatto che, nonostante fosse arrivato in Italia, nonostante avesse preso la licenza media ed avesse cominciato a frequentare le superiori, era voluto andare in Francia per raggiungere degli amici, dei parenti, del resto era francofono. A quel punto la sua posizione è diventata irregolare, non ha avuto più uno straccio di diritto e perciò questa è la fine che ha fatto. Ora, stiamo aspettando che ci scappi il morto anche nel CPR di Milano o qualcuno pensa di dire qualcosa? È assolutamente fondamentale che questi centri, lo ripeto ancora una volta, chiudano non solo a Milano ma in tutta Italia, e tra l'altro che tutti quelli che noi ci spingiamo a chiamare dei lager, che ovviamente non sono assolutamente paragonabili con i lager nazifascisti, ma che sono dei veri centri di annullamento e cancellazione della dignità delle singole persone, vengano chiusi anche in Libia, anche in Niger, anche in Mali, anche in Turchia, cioè in tutti quei posti in cui l'Unione Europea esternalizza le frontiere, cioè si lava le mani, si lava la propria coscienza facendo fare il lavoro sporco ad altri. Giacomo, Milano accoglie o non accoglie? Allora, Milano forse nel suo DNA avrebbe l'istinto ad accogliere, perché è stata recentissimamente una città di fortissimi flussi di transito, è una città in cui viene tanta gente per cercare lavoro, vengono tanti studenti e studentesse, ma evidentemente come può essere una città che accoglie se nel suo territorio esiste una struttura del genere? Una cosa di cui vergognarsi profondamente, è una cosa da gridare al cielo e da gridare per strada, cioè dovrebbe bruciarci sulla pelle il fatto che ci sia un centro del genere nel nostro territorio. Un'ultima cosa, tre soggetti forti a Milano, le istituzioni, i sindacati e la Chiesa Cattolica, vi sembra che si stiano muovendo abbastanza o troppo poco? Allora, i sindacati e la Chiesa Cattolica in parte hanno fatto, poi parlo di quello che so io, potrei sbagliarmi, in parte hanno alzato la voce, questa è la mia personalissima opinione, troppo poco, cioè noi vorremmo vedere le persone in piazza, ma non perché abbiamo chiamato noi come rete questa piazza, non ce ne può fregare di meno, scusate il francesismo, noi vogliamo vedere le persone battersi contro questi centri, e io credo che i sindacati e la Chiesa finora abbiano fatto troppo poco, soprattutto per quelle che sono le loro potenzialità. Da parte delle istituzioni c'è un silenzio imbarazzante, quando non addirittura delle dichiarazioni di segno contrario. Perciò, al di là di alcuni singoli consiglieri che ogni tanto si esprimono in maniera, mi dispiace dirlo, ma un po' troppo poco energica, mettiamola così, ma da parte delle istituzioni in generale c'è un silenzio assordante. Se non possiamo aspettarci nulla dalla Regione Lombardia, né da, voglio dire, il Ministero degli Interni, perché la ministra Lamorgese, che era prefetto con Salvini, ci ricordiamo la retata in centrale, è lei che ha inaugurato il centro di Milano, ma almeno dal comune, santo cielo, che si dichiara, come dire, una giunta di centro-sinistra e che dichiara Milano città dell'accoglienza, beh, noi ci aspettiamo molto, molto, molto di più. Grazie a voi.